ancora qualche mese, tra gennaio e febbraio 2019, e il progetto abitativo di riqualificazione urbana Nuova Fornace Umberti del Social Housing sarà ultimato e 78 alloggi, ricavati dalla riconversione di 14 edifici preesistenti, saranno pronti per l'assegnazione in locazione o vendita convenzionata alla cosiddetta fascia grigia, ovvero nuclei familiari che hanno un reddito troppo alto per accedere a un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ma non sufficiente per accedere a un alloggio sul libero mercato. E quanto annunciato nell'incontro rivolto alla cittadinanza tenutosi a Umbertide, durante il quale sono stati illustrati i dettagli del progetto di social housing e presentato l'avviso di selezione delle candidature, visionabile sul sito www.nuovafornace.it. Cosa c'è dietro questo progetto di social housing? C'è innanzitutto la riqualificazione di questo complesso immobiliare che è stato acquistato dalla Finint SGR e praticamente viene ridato alla città, completamente rinnovato e edificato, perché era un progetto completamente abbandonato. È stato fatto un progetto di social housing di cui Coppumbria Casa, insieme con un'ATI fatta con Lega Coop, con Finabite e con Abitare Toscana, si occuperà della gestione sociale del progetto. Il complesso residenziale è suddiviso tra case e bottega, alloggi in locazione e vendita convenzionata, residenze temporanee e spazi comuni, con servizi integrati all'abitare e spazi dedicati al coworking. Ci saranno inoltre 9 villette a schiera in vendita sul libero mercato. In particolare, l'80% delle unità abitative è destinata alla locazione a canone convenzionato della durata di almeno 15 anni, mentre il restante 20% sarà venduto a prezzi convenzionati. Tra i requisiti richiesti, quello che il nucleo familiare non superi 36.000 euro di reddito annuo. Partirà fra poco la riqualificazione anche di una parte adiacente alla nuova fornace, che è l'area per i disabili, per i più svantaggiati, e verrà anche un piccolo parco pubblico, quindi diciamo ci sarà un'opera di rivitalizzazione, spero, importante. Nel progetto è coinvolta anche la cooperativa sociale ASAD, che si è occupata parallelamente di redigere un progetto sociale a favore della comunità di residenti che si insiederà nel complesso immobiliare ed erogherà servizi che possono essere individuali o collettivi, gratuiti o a pagamento. Faccio un esempio di quelli che possono essere i servizi che abbiamo pensato di realizzare: il portierato sociale, spazi anche per gli anziani, per la socializzazione, spazi compiti, insomma una serie di servizi interni ma anche esterni che noi già comunque stiamo gestendo all'interno del territorio di Umbertide, che potranno essere messi a disposizione degli inquilini ma anche della comunità tutta. Il social housing è interessante perché attraverso finanziamenti diversi si riesce, diciamo così, ad avere un prodotto. Bisognerebbe implementarlo in qualche maniera, la Regione dell'Umbria ha lavorato in questo senso in questi ultimi anni, ci sono state diverse iniziative e questa di Umbertide sicuramente è una di quelle più importanti.